Ciao amici da Frank Bianconero, continua questo tiri 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 tara su questa Superlega, ma soprattutto perché non ci sono altre squadre, perché se ci fossero le altre squadre si diceva tutt'altro. Però siccome siamo sempre invasi da moralismo, populismo, ipocrisia tantissima, che ora ci vogliono far capire. O c'è qualcuno che pensa che il calcio è proletario, il calcio è dei poveri, il calcio è di tutti? Ma se sono 20 anni che il calcio non è più per tutti, che se non paghi Sky, DAZN, l'anno prossimo anche Amazon, tu non vedi le partite, non vedi nulla. Dove stanno i moralisti o i populisti quando si va a giocare la Supercoppa in Cina ad agosto o a dicembre a Doha alle 18:45? Per cosa lo fanno? Per noi? Perché è un orario comodo per gli italiani o perché ci sono soldi in palio? Cosa vogliamo giocarci che se poi andando in là entra qualche altra società? Perché poi vi aspetterò, le vedrete comunque, la Superlega sarete contenti di entrare, perché io ve lo dico ora, ve lo dico ora, perché alla fine questi partono da 12, ma vedrete quante altre squadre si accoderanno quando vedono i pulpitielli. Il calcio è di tutti, ma da quando? Io e qualche altro che stiamo parlando sul web, abbiamo visto il calcio delle 15, la radiolina, quelle cose là. Da quando è andato Telepiù, Stream, Mediaset Premium, Sky, DAZN, più ne metta. Il calcio non è per tutti perché non tutti possono permettersi di guardare il calcio. Alle 18, alle 12:30 la sera, il posticipo. E poi? A me viene a fare la morale, postate tutti le foto di Klopp, un mio mito, Klopp, che prende 15 milioni all'anno, il calcio dei tifosi. Eh? Uno che paga in 2 anni 180 milioni tra un portiere e un difensore centrale. Io devo sentire Ozil che prendeva l'aereo 2 o 3 volte a settimana, 15 mila euro da Madrid a Parigi. Questo è il calcio di tutti? Questo è il calcio proletario? La UEFA e la FIFA che danno un mondiale al Qatar a giocare a dicembre, che non possono entrare le donne senza dire altre cose che penso che sapete tutti, quello lì va bene. Il Manchester City e il PSG che hanno fatto tutto quello che volete, lì va tutto bene. Sapete qual è la cosa? È che se si rinnova, se si rinnova qualcosa. E va bene a me, allora è tutto buono. Altrimenti, ladri, è finito il calcio, non c'è più storia, lasciamo il calcio. Però aspetterò, perché quando a giro entrerà qualche altra squadra e vedrò qualche video di qualcuno che ha visto le partite di Superlega, là mi divertirò, perché poi l'ipocrisia passa poi all'ignoranza dopo. Il calcio è di tutti. Il calcio di tutti è quello che la squadra del paese col panino e la birretta. Ora io devo pagare 60 euro al mese per vedermi le partite perché è la mia passione e lo ripeto, io mi vedrò Manchester United Barcellona, con tutto il rispetto di tutti, non mi vedrò Crotone Spezia, va benissimo. E poi il marcio Agnelli. E qua ci sono ancora aziende che fanno a conduzione familiare. Qua c'è una. Lasciamo perdere in Italia che facciamo ridere i polli. Se poi andate dietro, Bielsa dice: perché Bielsa non dà in beneficenza il suo stipendio o va ad insegnare calcio in Africa, per esempio? Scusa, se è passione, se è di tutti, se deve essere per tutti. Basta moralismo e populismo, il mondo va avanti e deve andare avanti. Vi do soltanto un piccolo dato. 4 miliardi di fatturato UEFA, chi vince la Champions 100 milioni. E cosa facciamo quando i presidenti poi non ci comprano i giocatori? Però ovviamente siamo in Italia, non interessa chi non si presenta alle partite, chi il tampone, chi l'amico politico a Roma, chi io ti faccio votare, basta che non mi rompi i coglioni. Questo ci piace quando ci conviene. Se a favore,
tutto a posto. Se contro, cominciano le lacrime. Cominciano le lacrime. Come mai non c'è stata la rivolta quando si è andati in Cina a fare le supercoppe? O a Doha? Come mai non c'è stata la rivolta del popolo? Il calcio è di tutti. Si deve giocare alle 20:40 italiane, alle 20:30, che tutti lo dobbiamo vedere, perché il calcio è di tutti. Il calcio non è di tutti da 20 anni. Il problema, sapete qual è? È che brucia il culo sicuramente. Il problema cos'è? Che la corpora è tutta di agnelli, e questo fa pensare la pochezza di pensiero che c'è, è sempre la poca obiettività, e il calcio non è di tutti. Il calcio non è di tutti da tantissimi anni. Ultima, Perez ha asfaltato tutti perché ha detto quello che dice e che pensano in molti. E lo ripeto, io starò qui poi a vedere se qualcuno fa i video sulle partite di Superlega, o se la propria squadra entra in Superlega e magari fa i video. Là mi divertirò, farò nomi e cognomi. Ora il calcio è morto, voglio vedere se qualcuno vedrà la Superlega. Vorrò vedere. Tanto ormai è partita, perciò si fa. E io sono per l'avanguardia. Siamo tutti per il rinnovarci, invece no, vogliamo il calcio del 1800? Io pago per vedermi le partite. Se posso vedermi 10 volte Manchester City Real Madrid, mi vedo Manchester City Real Madrid, io che sono appassionato di calcio, senza le fette di salame del tifo davanti agli occhi. Ciao a tutti da Frank Bianconero. A me interessa il calcio, e il calcio è spettacolo, e lo spettacolo lo possono dare soltanto i grandi giocatori. Negli ultimi 30 anni, una volta la Sampdoria, una volta la Roma e una volta la Lazio hanno vinto lo scudetto. Nelle ultime 15 Champions, ditemi voi qual è stata la sorpresa. Il calcio è di tutti, di che? Che il calcio è dei soldi da mo' e. Ciao a tutti.